Grazie Presidente. Era il 21 aprile 2018 quando ricevetti dall'amica attivista Carola Profeta questa lettera che mi accingo a leggere all'Aula. Chi scrive è Fabiola Bacci, madre di Jennifer Sterlecchini, barbaramente uccisa a Pescara il 2 dicembre 2016, colpita con 17 coltellate dall'ex convivente, che supportata dall'Associazione Noi per la Famiglia ha avviato nel giugno di quest'anno la raccolta delle firme per la sottoscrizione di una petizione popolare a sostegno del progetto di legge per la riforma dell'istituto processuale del giudizio abbreviato, ex articolo 438 CPP, già iscritto al numero 4376 Camera Deputati, approvata il 28 novembre 2017, ma ancora una volta naufragata in Senato, come già avvenuto per la precedente licenziata dalla Camera dei Deputati e puntualmente naufragata in Senato, progetto di legge 1129-2013, presso il quale c'è stata l'opposizione da parte di uno schieramento politico che ha impedito che la proposta di legge fosse trattata in seno alla Commissione deliberante. Ne è conseguito che mai è stato fissato un ordine del giorno che consentisse la discussione in Aula e la conseguente approvazione nei termini della scorsa legislatura. Come madre oltraggiata e cittadina di questo Stato che ancora consente purtroppo processi iniqui, allorquando sarà raggiunta la soglia delle 50.000 sottoscrizioni, la petizione che si prefigge l'obiettivo di vedere condannati i colpevoli alla pena che lo Stato vuole loro riconoscere senza fruire dell'ignobile sconto di pena oggi, immeritatamente riconosciuto solo per strategia di scelta del rito che mortifica ulteriormente i parenti delle vittime, mi adopererò affinché sia depositata alla Presidenza di entrambi i rami del Parlamento italiano la testimonianza del fatto che i cittadini avvertono fortemente il senso di inadeguatezza del ricorso al rito abbreviato per i reati di maggiore gravità, tra cui primeggia l'omicidio. Si rivolgono sempre a me dicendo, facendo appello alla sua sensibilità e ruolo nelle istituzioni, nella considerazione del lacerante dolore che accompagnerà le mamme di tutti i figli assassinati per il resto della loro vita, svuotata di ogni significato e incapace di apprezzare qualsiasi gioia della terrena esistenza, personalmente dilaniata dal ricordo delle urla strazianti della mia adorata Jennifer che veniva colpita a morte mentre assistevo, disperata e impotente, chiusa fuori dall'appartamento teatro della tragedia, rivolgo alla Signoria vostra la preghiera di valutare l'opportunità di riavviare l'iter procedimentale che porti alla definitiva approvazione del progetto di legge in oggetto. Alla Signoria vostra sin da ora va tributata l'immensa riconoscenza di questa madre, distrutta dal dolore come tante altre di questo Paese, il cui grido di dolore e di sofferenza impatta inesorabilmente con la sordità di tutte le istituzioni. Bene. Possiamo dire che oggi Fabiola Bacci e sua figlia Jennifer Sterlecchini forse vedranno uno spiraglio di giustizia. La norma che ci apprestiamo ad approvare, signori colleghi, è una norma che semplicemente va a eliminare per determinati delitti di particolare gravità, la possibilità per l'imputato di ricorrere al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena. Vi voglio fare un brevissimo elenco dei delitti di cui stiamo parlando. Devastazione, saccheggio e strage, omicidio aggravato, nonché ipotesi aggravate di sequestro di persona. Tutti i delitti efferati, tutti i delitti che abbiamo il compito di punire severamente. Non è possibile, sulla ondata del garantismo a tutti i costi, stabilire che l'ergastolo non sia più pena da applicare e lasciare la discrezionalità della scelta se rischiare o meno l'ergastolo non già al giudice cui spetta di stabilire l'entità dell'irrogazione della pena, ma addirittura all'imputato. Non ce lo possiamo permettere, signor Presidente. Questo tipo di reati debbono essere esclusi dal novero di quelli di cui l'imputato può scegliere, come del resto già si fa per altre forme di procedimenti alternativi. Sappiamo che, per esempio, anche il patteggiamento oggi è già limitato dal punto di vista della pena. Non si possono patteggiare tutti i delitti, ma c'è un limite di pena sotto il quale bisogna restare per poter accedere al patteggiamento.
cioè all'applicazione della pena su richiesta delle parti. Quindi non viola né la Costituzione né la normativa vigente il fatto di assoggettare anche il rito abbreviato agli stessi limiti di pena sulla base appunto della pena edittale. Di contro, voglio ricordare ai colleghi che è comunque stabilita una garanzia per l'imputato, in quanto la normativa che ci apprestiamo ad approvare prevede che il giudice, ove ritenga che nel caso di specie non doveva essere applicato l'ergastolo, può in ogni caso riaprire i termini addirittura per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato. Quindi abbiamo dato da una parte il massimo delle garanzie possibili all'imputato, ma dall'altra parte non possiamo delegare all'imputato la scelta della pena che gli si deve applicare. Sarebbe davvero qualcosa di folle. Sulla questione dell'ergastolo, che è stata accettata, sulla quale si è soffermato il relatore che mi ha preceduto, vorrei che si facesse una riflessione, ma non in questa sede, in altra sede. Se cioè la pena dell'ergastolo sia o meno ancora oggi praticabile e attuabile, è certamente un tema affascinante che però non può essere oggetto, come dicevo poc'anzi, di libera scelta da parte dell'imputato. Cioè non può essere l'imputato a decidere se gli si applica o meno l'ergastolo. Sarà semmai l'assemblea legislativa a stabilire se quella pena è ancora utile o meno e ciascuno potrà confrontarsi sul punto, ma non è che si può delegare direttamente all'interessato la scelta in tal senso. Quindi la normativa così come costruita è a nostro modo di vedere del tutto equilibrata e non posso che fare mie le considerazioni del relatore sollecitando che la discussione vada nel verso di una sollecita approvazione di questo provvedimento. Lo dobbiamo a Jennifer, lo dobbiamo a sua madre Fabiola e lo dobbiamo a molti altri italiani e italiane che hanno visto i loro parenti uccisi barbaramente e hanno visto gli assassini ottenere una condanna molto più lieve di quella che avrebbero meritato. Grazie.